che c'è qui questo? È scritto dall'altra volta, eh? Davide.Damiano@associazionezion.org. Per chi è interessato, da questo sabato e domenica si tengono degli incontri relativamente alla permacultura, molto pratici, quindi si semina, si vede, si lavora nel campo, via dicendo, l'indirizzo lo riscrivo. Dovete scrivere a Davide.Damiano@associazionezion.org. Scrivete a lui, non a me, perché è lui che si occupa, lo porta avanti gli incontri, e quindi dovete prenotarvi lì, perché hanno trovato un posto dove iniziare a organizzare, perché se aspettiamo qua di riuscire a mettere insieme tutto diventiamo matti. Allora stiamo provando a fare degli esperimenti dove possiamo, prendendo dei pezzi, per iniziare a fare delle prove, dei test. Perché è faticoso? Ho detto che è faticoso. L'hai chiuso, non l'ho scritto ancora. Scrivo più grande, così va bene. Sì, grazie mille. Davide dovreste conoscerlo, sì. Un po' di voi lo conoscono, ho venuto qua un po' di volte a parlare proprio di permacultura, e quindi vedete un po', visto che ogni tanto mi scrivono, ma vorrei rendermi utile, ecco, vai. Lì ti rendi molto utile, con la banca, esci. Si scava, non lo so neanche, no. Dentro. Non si scava, non si fa un cazzo, ragazzi, è tutto a godersi. Vedete, bravo. Si scavano le buche. Come? Si scavano le buche. Sì. E poi si mettono dentro le trappole. Ma il posto dov'è? Il posto è verso Peschiera Borromeo, qua vicino, si chiama Villa Azzurri. Ma è inutile che vi presentate a Villa Azzurri senza contattarli, perché lo spazio c'è, però se per esempio uno deve fermarsi, quindi per il vitto, l'alloggio e tutto il resto, bisogna sapere i numeri, se no non si riescono a tenere, perché lo spazio non è grande. Posso cancellare adesso? Sì, signor. Grazie. Prego. Grazie a lei. Prego, che si figuri. Quindi, di che parliamo? Domande? Beh, io sono un po' curioso. Curiosi? Bisogna stare attenti a essere curiosi, perché? Perché? Curiosi ti kill the cat. Significa? La curiosità uccide il gatto. Era una canzone degli anni Ottanta. Curiosity, anzi un gruppo, Curiosity Kill the Cat. La curiosità uccide il gatto. Allora cosa facciamo? Portiamo avanti o mi butto? Non lo so. Io mi butto. Te butti. La Role spacca. Sì. La settimana scorsa non sono venuta. Sì, e quindi. È un'insaponata? Così veloce. Un'insaponata? La settimana scorsa? Non mi ricordo neanche. Una cosa che è sciacquata così. No. Ma poi guarda, tu non ti devi preoccupare, perché io dico sempre la stessa. Aspetta, non ho finito. Ah, ecco. Era parso. Perché non l'hai messo? Come? Non l'hai messo. Ma come? Sempre mi arriva. Ma sì che è. L'hai messo? Ma sì. Allora hai messo? Sì. Allora torniamo indietro. Ragazzi, allora vi spiego una cosa. Quella roba lì, io arrivo a casa, ci mette mezz'ora solo per scaricare il filmato dalla videocamera al computer.
poi lo carico su YouTube, ci mette un giorno e mezzo, sta tutta la notte, tutto domani per caricare il video. Cioè io non ho Fastweb 5 minuti e carica. Mettiamoci in chiaro due cose. No, perché questa cosa succede spesso, no? Ogni tanto, già il giovedì verso mezzogiorno, scusa, ma il video quando lo carichi? Ma già che vi dovrei far pagare la bolletta della luce, tutto il computer acceso per tutta la notte per farvi arrivare i video, capisci? Sì, comunque c'è, se guardi bene la data, che data era la settimana scorsa? 4. Hai visto? 4. E si intitola Vi hanno, ci hanno tolto tutto. E il titolo è ci hanno tolto tutto. Ok, grazie. Prego. Domande che non sono curiosità? Tutto chiaro. Bene. Cosa sono le scuole esoteriche dei Pirenei di cui hai parlato? Come, scusa? Cosa sono le scuole esoteriche dei Pirenei di cui hai parlato? Allora, le parole parlano da sole. Pirenei sono delle montagne che stanno al confine tra la Francia e la Spagna. Su queste montagne, in alcuni luoghi, ci sono delle scuole, sì, esoteriche, dobbiamo capirlo, perché, allora, esoterico, eso è interno, più o meno, interno, cioè exoterico e esoterico, sono due cose. Exoterico è più, viene attribuito, non è proprio preciso così, se vai a vedere l'etimo è un po' differente, però ormai è consuetudine considerare per exoterico esterno. Esoterico, interno, l'ho già scritto qua. Esterno cosa? Esterno si riferisce proprio al là fuori, all'umanità. Allora, noi abbiamo Zion nel film Matrix e poi abbiamo il mondo. Questo mondo è Matrix. Nel senso che questo mondo è il sistema. Ma questa com'è che oscilla stasera? Quindi è cambiato il lancio. Ah, ok. Era diverso. Vabbè. Matrix, abbiamo detto, è quello che suggerisce al nostro cervello come pensare. È il sistema cognitivo attuale in essere. Zion si intende la dottrina, per usare una parola, della coscienza. Zion è rivoluzione, capite? Zion, rivoluzione della coscienza. Quindi, che significa? Significa che, devo fare ancora dei passi in più. Tu guarda che guai, per una domanda che hai fatto non hai un'idea che cosa stai scatenando. Però è normale, anche l'altra volta a Luca, 2 ore e mezza solo per rispondere uno. Allora, prendiamo, da dove partiamo? Umanoide. O uomo, no, chiamiamolo umanoide, che facciamo prima. L'umanoide è il seme di qualcosa che, se rivoluzionato, fa nascere innanzitutto l'uomo vero, oppure partiamo, no, non mi piace, così non mi piace. Partiamo da uomo. L'uomo è qualcosa che sta a cavallo tra il cielo e la terra. Per terra si intende tutte le forme, quindi stiamo parlando di vita organica. All'interno della vita organica
c'è l'uomo e ci sono molte altre forme di vita che vanno dagli animali ai vegetali e così alla via scendendo, minerali e tutto il resto. Sto parlando di vita organica, quindi anche il minerale è parte integrante della vita organica. L'uomo in particolare, però, rispetto alle altre specie di animali, animali inteso, guardate, se ci fate caso bene, la parola animale, anima, cioè movimento, ciò che si muove, che si può muovere sulla superficie del pianeta, capite? Noi dobbiamo capire che il linguaggio è stato costruito per iniziare a spiegarsi delle cose e quindi inizia la lingua, il linguaggio inizia dall'osservazione di quello che c'è là fuori, non è il contrario. È che noi prima impariamo a parlare e poi iniziamo a chiacchierare, però quando è stato costruito il linguaggio la cosa è iniziata prima con l'osservazione e poi attraverso l'osservazione si sono prodotti i fonemi, ok? Questa cosa, tra l'altro, aprendo parentesi, lo stesso vale paro paro per tutte quelle robe di cui mi piace riempirvi la testa, tipo la mineralogia o la cristalloterapia o gli oli essenziali, che altro utilizzate, che vi mettete le cose da tutte le parti, vabbè, non mi vengono in mente, ma la stessa erboristeria, cioè adesso tu oggi, se vuoi farti una tisana, che fai? Apri il libro dell'erborista, dove c'hai un indice, un glossario, dove che ne so, che c'hai? Ti fa male il fegato. Vai in fondo al coso, fegato, fegato, fegato. Cerchi fegato, c'è tutte le piante relative al fegato. Ma chi lo dice a te che quella pianta lì veramente fa bene al tuo fegato? Come lo sai? Perché è scritto nel libro. Ma quello lì che ha scritto il libro lo sa. O anche lui a sua volta sta ripetendo a pappagallo qualcosa che sicuramente in un momento della storia dell'erboristeria, chiamiamola così, qualcuno deve aver cominciato dall'osservazione. Deve aver iniziato a osservare delle piante e in qualche, per qualche misteriosa ragione, perché ormai rimane il mistero di quello lì che ha fatto quelle ricerche, per qualche misteriosa ragione il tizio inizia a capire che per esempio il boldo va bene per il fegato. Così. Però, e non penserete mica che questi, per saperlo, si sono assaggiati tutte le piante, perché se può morire a sbagliare la pianta o a sbagliare la quantità. E secondo voi l'erboristeria non è una cosa che è costernata di morti nella storia perché la gente si è avvelenata? Poi se si sono avvelenati perché facevano degli altri esperimenti, quindi vuol dire che il tizio aveva una qualche qualità o era ancora in grado di usufruire di una certa qualità che gli permetteva di comprendere alcune cose partendo dall'osservazione. Niente di nuovo, eh? Lo stesso dottor Bach, Edward Bach, fa la stessa cosa. Tutti i suoi rimedi vibrazionali provengono da un'osservazione. Se uno legge il suo libro, lo spiega. Iniziava a guardare queste piante e alcune piante assumevano l'atteggiamento di alcuni suoi pazienti. Capite? Ci sono tutte queste cose qua. Quindi ci deve essere stato, come c'è per quello, anche per il linguaggio, c'è stato un momento in cui si è cominciati dall'osservazione delle cose. Ok? Quindi osservando, ah certo, quello stavo dicendo perché mi stavo riferendo alla parola animale. Animale, anima, cioè qualcosa che è in movimento, non si dice animazione. Sì, volendo indicare qualcosa che si muove, che io faccio anche artificialmente, no? Il cartone animato, cioè il cartone è il disegno che poi viene animato, quindi anima inteso proprio come movimento, non tanto anima come animos, respiro, l'aria,
ma inteso proprio come movimento. Ed è sicuramente, allora, voi mi direte, sì, ma se c'è il vento anche la pianta si muove. Però non è la stessa cosa, perché la pianta ha le radici, sta lì, è ferma, da lì non si muove. Qualcuno di voi, che non è il cartone, capito? Cioè, qualcuno di voi ha mai visto una quercia tirare fuori le radici e andarsi a fare un giretto e poi ritornare? No. Per cui, questa cosa è riferita a ciò che si muove, che in qualche modo è dotata di un apparato motorio. Ok? Quindi, tra queste forme di vita che in qualche modo campeggiano sul pianeta Terra c'è l'essere umano, quindi l'uomo, che è qualcosina di più, l'ho detto un botto di volte, è dotato di qualcosa che le altre forme non hanno. O se lo hanno a un livello molto molto primitivo. Mentre nell'uomo già inizia a assumere il carattere, il valore, l'odore di qualcosa che noi per comodità chiamiamo coscienza. Dico per comodità per una ragione molto semplice, perché il linguaggio è comodo per spiegarci alcune cose e quindi utilizziamo la parola coscienza per comodità. L'animale coscienza non ce l'ha. E qui si scatena l'ira di Dio, no? Perché c'è quello che c'ha il cane, il suo criceto è molto cosciente, e il gatto è cosciente, e sono più intelligenti dell'uomo. Che dobbiamo fare? Qui non è una questione di fare dei paragoni, è che il problema ce l'abbiamo noi che siamo complessati. Finché non ci risolviamo il problema che siamo complessati, sta roba qua ce la arriviamo di dosso. Coscienza intendo dire che è in realtà l'unica forma in grado di ragionare sul fatto che esiste, cioè si rende conto di esistere e questa cosa scatena in questa forma vivente qualcosa che si chiama una domanda. Per quanto il tuo gatto possa sembrare interrogativo quando ti guarda, ma la domanda che ti sta facendo è: me la metti o no il croccantino nella ciotola? Capisci? Cioè, più di lì non va quello, capisci? In realtà molti uomini oggi più di lì non vanno, purtroppo per noi, perché sarebbe un'umanità un po' migliore se andassero tutti un po' più al di là di nanna, pappa, cacca, perché sono anche un po' cresciutelli, voglio dire, no? Iniziano a portare anche il giacca e la cravatta, non si capisce come pensino ancora soltanto a questioni di territorio, riproduzione, cibo. Va bene, comunque... Questo individuo, questa entità, entità non aliena, entità, questa entità, questo ente è a cavallo tra il cielo e la terra. Per cielo si intende proprio quella cosa che diceva Gesù, i cieli, cioè Dio. Lasciando intendere che l'uomo, avendo in sé quel principio, ma noi dobbiamo capire chi è Dio. Perché se noi rimaniamo nella concezione di Dio come questa cosa inspiegabile che sta su delle nuvole, abbiamo dei problemi. Perché non si capisce come mai è separato dal tutto. Capisci? Se Dio è tutto, allora non si capisce perché sta sulle nuvole. Forse è un uomo. O forse non è stato ben capito il concetto di cielo, ed è abbastanza semplice perché in effetti quello che fa più casino di tutti intorno all'anno zero è proprio questo signore che si chiama Paolo Apostolo, che è l'unico vero patriarca della moderna Chiesa Cattolica, perché Pietro non se lo filava neanche. Se vi leggete bene le lettere tra Paolo e Pietro, Paolo è veramente un gran cafone, un ignorante, e non ha capito niente dell'insegnamento di Gesù Cristo. È che nessuno si preoccupa, si prende la briga di andarsene a leggere quei testi, e quindi ti bevi la cazzata che Pietro e Paolo sono i patriarchi, i fondatori della Chiesa. Mentre non è vero, quella Chiesa lì nasce piano piano, dopo un po' nel tempo, e tra l'altro lo stesso Paolo doveva pure stare molto attento a come si muoveva quando si presentava in Palestina, perché i cristiani primitivi, gnostici dell'epoca, non lo guardavano di buon occhio.
Comunque, vabbè, quella è altra storia. Magari un giorno ve la faccio anche. La vera storia di come sono andate, la vera, una storia possibile di come sono andate le cose lì, a quell'epoca. Chiaro, voi lo dovete capire, cioè questi devono giustificare un mare di cazzate e quindi questo collegamento con Gesù Cristo, che non si sa neanche se la figura storica sia mai esistita, è tutto un po' problematico. Lasciamolo stare, se no mi allargo troppo nel discorso e non è quello che mi interessa. Per cui questo Dio è una sorta di principio. Quando Gesù, per bocca di Tommaso, dice: se Dio è in cielo, gli uccelli vi precederanno, se Dio è nel mare, i pesci vi precederanno, se è di qua, vi precederanno, via dicendo, perché Dio è dentro di voi. Ce l'avete presente? Forse, guarda, ce l'ho anche qua, ve lo leggo. Che è perché è scritto, ragazzi, voi dovete capire delle robe, lì è successo qualcosa a quell'epoca, non c'è molto da scherzare, sono state fatte delle operazioni, ma com'è mai possibile che noi, guardate che nel 1800 noi stavamo ancora conciati con le pezze al culo, è appena l'inizio di una rivoluzione industriale, in 70 anni abbiamo avuto un'escalation che non finisce più. Cioè, o qui veramente c'è stato un gioco a deviare, o qualcuno per quasi 2000 anni ha continuato a stortare le cose in maniera tale che gli uomini rimanessero degli idioti. E qualcosa c'ha molto a che fare anche con quello che... Vabbè, comunque vengo e vi leggo. Dice qua, Gesù disse: se coloro che vi guidano vi dicono, se coloro che vi guidano... Riesco a farvi capire? Cioè, queste tre parole ci fanno capire in quale contesto storico noi ci stiamo trovando. In quale, cioè, senza descrivere molto, ci fa già intendere in quale situazione ci stiamo trovando di umanità. Quindi, se coloro che vi guidano vi dicono: ecco, il regno di Dio è in cielo, allora gli uccelli del cielo vi precederanno. Se vi dicono: è nel mare, allora i pesci del mare vi precederanno. Il regno invece è dentro di voi e fuori di voi. Quando vi conoscerete, allora sarete conosciuti e saprete che voi siete i figli del Padre che vive. Ma se non vi conoscerete, allora dimorerete nella povertà e sarete la povertà. T'ho detto tutto, possiamo andare a casa. Però capite il senso della cosa. È molto profondo. Innanzitutto, guarda che cosa introduce. Introduce questi elementi. Vabbè, innanzitutto dice: coloro che vi guidano. Quindi già ti fa capire che c'è una situazione dove è vero che c'è schiavitù, ma è una sorta di schiavitù, anche se vuoi, tra virgolette, accettata, condivisa, proprio come oggi. Assolutamente come oggi. Una schiavitù per cui tutto sommato vale la pena starci, perché si scivola liscio. E quindi dice: ecco il regno di Dio, il regno di Dio è nei cieli, allora gli uccelli è, il regno è invece nel mare, vi precederanno. Quando vi conoscerete, altro elemento che introduce: conoscere, ovvero gnosis, gnose, teme, nosce, uomo, conosci te stesso e conoscerai le leggi che governano l'universo e gli dèi, è scritto nel tempio, all'ingresso del tempio di Delfi, l'oracolo, il famoso oracolo di Delfi, per quello che l'oracolo nel film c'ha la targa sopra la porta con scritto teme nosce, perché ovviamente il riferimento è ultra non casuale, è ultra non casuale. Allora il regno dei cieli, cioè il regno di Dio, scusate, non dei cieli, il regno di Dio è una regione della psiche, è una regione della
legata al fatto di conoscere se stessi, capite? Cioè te lo fa capire qua. Quando vi conoscerete, allora sarete conosciuti e saprete che voi siete i figli del Padre che vive. Riesco a farmi capire? Sarete conosciuti, vuol dire una cosa molto semplice. Ah, questa non la riuscirò mai a far passare. Vediamo lungo la serata. Quando vi conoscerete, allora sarete conosciuti e saprete che voi siete i figli del Padre che vive. Non dice siete i figli di Dio, siete i figli del Padre che vive. Detto anche poi, no, l'essere vivente più avanti, lo chiamo in qualche altro modo, il Padre che vive. Lo vedete com'è? Aspetta, poi. Ma se non vi conoscerete, allora dimorerete nella povertà. Matrix, schiavi. Dimorerete nella povertà e sarete la povertà. Perché è quel concetto lì che vi dicevo l'altra, un po' di tempo fa, a proposito dell'austerità, del privarsi, del non vivere, il senso dell'abbondanza non è un senso di pienezza economica, è un senso di pienezza di Dio, ma Dio è inteso uno stato, so come spiegarlo, è una vibrazione, è uno stato interno. E questa Dio è amore, ed è vero, ma non è amore perché Dio ti vuole bene, ti guarda dall'alto, ti ama e tutto quanto, anche se poi ti manda le prove, ti mette, però lui ti ama. Cioè, quando tu dici lui ti ama, tu stai ancora antropomorfizzando qualcosa che non ha nulla di antropomorfo. Cioè, stiamo dicendo che da un caco non nasce un banano, quello stiamo dicendo. Da un caco nasce un capo, il Padre che vive ha a che vedere col principio creativo, cioè il movimento, questa intelligenza che tutto sta creando, che vive in movimento. Ok, questo è un po' il senso. Quindi Dio è il traguardo, è il massimo traguardo che l'uomo può arrivare a raggiungere. Cioè l'uomo da umanoide, in realtà... esatto, il passaggio purtroppo è proprio quello. Da umanoide, animale intellettuale, a uomo. Cioè, ma uomo non c'entra con la forma fisica, c'entra proprio, ripeto, è il piano della psiche. In altri Vangeli si direbbe pneumatico. Ma che ci avete stasera? Siete scazzati, volevate stare a casa anche voi, perché vedo che siamo un po' sul decimato andante. Se volete, voi però ditemelo, se volete fare pausa, io per un po' di mercoledì mi vado anch'io a fare i cazzi miei da qualche parte, molto vero, volentieri. Non è vero. Ok, non è vero. Va bene, non lo so, non è vero, tu sai te, di tutti, tu parla per te, sì. Brava, perfetto. Quindi il regno di Dio, ma regno, dominio. Conoscete questa parola, dominio? Cos'è un dominio? Cos'è un dominio? Regno, dominio, che cos'è il regno? Vedete che non ci avete mai provato neanche a ragionare. Vi hanno passato tutti questi termini così, come gazzosa, e non vi siete mai fermati un attimo a dire ma che cazzo vogliono dire queste parole? Il regno di Dio, sì, e quindi tu come te lo immagini? La prateria, col castello, e Dio sta dentro il castello. C'ha pure le cortigiane, già che è Silvio Berlusconi. Vedi che c'ha ragione Silvio, che allora lui è Dio, è l'unto dal Signore. E siete voi allora dei malfidenti, meno male che oggi il tribunale ha decretato che lui, poveretto, non c'entra nulla, ragazzi. Rubi 1 è andato. Poi vediamo a Rubi 2, a 3, a 4, quanto ruba questo? Non si sa, però ce n'ha diversi di processi da fare. Quindi prima o poi un Rubi lo riacchiappano un'altra volta, ma poi non gliene frega più un cazzo, quello ormai c'ha Renzuccio, c'ha il suo delfino, Matteo Renzuccio, ormai lui apposta è tranquillo.
Matteo gli ha promesso che gli saltano le TV, anzi vedi che adesso è proprio è all'assalto, adesso è all'assalto, compra di qua, compra di là, hai visto che si è comprato il Corriere della Sera, Rizzoli, cazzo ha fatto la Mondadori, si è comprata tutto quell'altro, ormai sono pronti a farlo, un monoblocco, vedi, editoriale, così, ta 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 ta, ormai c'è niente da fare, noi siamo ancora qua così, a guardare le mosche. Cazzo, guarda, pazzesco. Vabbè, è una cosa, è sparito. È una cosa da pazzi. Non c'è, è sparito anche lui. Porca puttana, me li fanno fuori così, per ridere. Allora, che cos'è il regno? Il regno, il dominio, non è necessariamente, capite? Il problema è tutto materiale. È questa roba qua, questa gente, infatti io poi l'altro giorno riflettevo proprio su questo, poi non voglio fare i nomi di questi autori, però ci sono questi autori fantastici che prendono i testi sacri, no? E, o i Vangeli, e ti danno una nuova interpretazione della cosa. Ma come te la danno? È materiale, capisci? L'interpretazione, no, la Bibbia parla di alieni, quindi l'astronave, il coso, ancora con l'astronave. O il Vangelo di quell'altro, no, è un evento, capisci? È sensazionalista, quindi ti colpisce perché non è la verità ufficiale, quindi ti attrae perché è sensazionale, perché non è la verità ufficiale, ma ti sta raccontando una cazzata uguale, perché ti sta parlando di eventi storici che non è detto che siano così, tanto più che tutti questi scritti, più che altro, sono simbolici. Quindi, fin tanto che te mi vuoi propinare che quello no, che cacchio ne so, quando Gesù gli dice a Pietro, Pietro tu mi ami, no, Pietro risponde, no ti voglio bene, e no Pietro ti ho chiesto se tu mi ami, no ti voglio bene, va bene allora Pietro vai a pascolare le pecore, significava che, no non significava un cazzo, perché è simbolico, non è detto che siano mai, come l'altro, oggi mi ha scritto... Siete interessati voi a sapere i 72 sigilli di Salomone? Vi interessa? Mi hanno chiesto oggi, perché noi siamo così a richieste, capisci? Potresti parlare mercoledì dei 72 sigilli di Salomone? Sì, ma anche dei due coglioni che si sono... Volendo, possiamo anche metterci di impegno, voglio dire, come hanno fatto a crescerli. Cioè, capito? Cioè, abbiamo le richieste, è il programma radio, cioè stasera di che si parla? Che poi è facile, no? I 72 sigilli di Salomone è che te, siccome ma cazzo ragazzi, ma con tutti i vostri cristalli, gli oli essenziali, le puttanate varie, i corsi, è cambiato qualcosa nella vostra vita? Non sostanzialmente. Perché? Sì, state un po' meglio perché vi mettete un oietto e per un attimo state un po' meglio. Ma sostanzialmente non è cambiato un cazzo. Perché? Perché non è cambiata la mentalità. Se non cambia la mentalità non può succedere niente, assolutamente nulla. Tu senti i 72 sigilli e sai che fai De Salomone? E vai a fare un macello che non finisce più, a cercarti i sigilli e finisci in una scuola demoniaca. Perché poi c'è quello, perché chi si interessa di questo materiale sono tutte scuole sataniche che usano quei simboli per le loro stronzate di potere che poi sono atti psicomagici. Se ci credi, tu ti fai il tuo sigillo, ma non c'entra un cazzo col significato di sta roba. Vuoi come te lo spiego in 3 secondi senza fare una serata intera? A farti 72 sigilli uno dopo l'altro, a fracassarti i coglioni? Allora, Salomone è questo, e questo è l'unico sigillo che esiste. E questo sigillo sta parlando del triangolo inferiore dell'uomo, quindi le sue funzioni, territorio, riproduzione, cibo, e le sue funzioni superiori, pensiero, sentimento e sensazione. Questi due triangoli, il triangolo inferiore, uguale, il sistema dei chakra lo trovate lo stesso, primo, secondo, terzo, il triangolo inferiore, quinto, sesto, settimo, triangolo superiore, il quarto chakra è dove cielo e terra si incontrano e c'è l'uomo, la realizzazione del Dio, il regno, il dominio.
Capisci cos'è un dominio? Il nome di Dio non può essere pronunciato. Te credo, ci sei seduto sopra. Questo sta parlando, e quindi Salomone, che è la costruzione del Tempio, le due colonne, Giachin e Boaz, e tutto il resto, e tutto quello che c'è all'interno di un Tempio, il Tempio di Salomone rappresenta la costruzione di un Dio. 72 sigilli, non esistono 72 sigilli, è cabalistico, 7 più 2 fa 9, 9 è la nona sfera, la nona sfera è il lavoro col sesso sacro. La costruzione di un Dio passa per il lavoro attraverso le proprie energie, attraverso quello che viene chiamato Maituna. Se volete dopo ve lo spiego anche un po' meglio, se non l'abbiamo ancora capito, com'è che funziona e come si fa a far bollire il proprio alambicco a 100 gradi, che è l'unica cosa che funziona. Però volevo prima finire il discorso qua. Va bene. Sì. Anche il tipo di trattamento simbolico? In che senso? Tutto è sempre, allora, tutta la Bibbia, tutto, o il meglio, mettiamola così: se vogliamo veramente riuscire a cambiare la nostra testa, dobbiamo guardare a tutto questo come un grande mito simbolico che cerca di raccontarci qualcosa. Perché se noi lo prendiamo alla lettera, facciamo proprio quello che è il mestiere che è stato sempre fatto su di noi. E quindi non, cioè non si sposta nulla, sono fatti, sono racconti. 72 sigilli, e quando li hai visti? Quando hai visto che ogni simbolo che cosa fa? Che cosa ti succede a te? Niente. Ti fa il tuo ciondolo, qual è il tuo simbolo? Perché poi sono tutte queste cagate, mi fai i tarocchi? Ma certo. O mi fai il simbolo, mi prepari un ciondolo, e quando ce l'hai il tuo ciondolo al collo, che succede? Sei l'idiota di sempre, anzi magari fossi un idiota, sei il cretino di sempre, perché non è lì che stanno le cose, la verità sta su conoscere se stessi, è quello il gioco, e tutto il resto è solo a eludere delle cose. Allora, stavo partendo da qua. La rivoluzione, quindi Zion, rivoluzion, è quel processo che trasforma questa entità in qualcos'altro. Per fare questa rivoluzione c'è la ricetta. Questa ricetta viene chiamata dottrina, dottrina del Cristo, insegnamento cristico, insegnamento iranico, manichei. Conoscete il manicheismo? Zoroastro, cultura iranica, siro-babilonese, sta dicendo, sempre una dottrina era. Capite? Non c'era alieno. È Sitching che vede alieni dappertutto, ma non c'è l'alieno in quelle tavole, capisci? Se tu mi guardi quei disegni e mi dici no, perché quella è l'astronave, che cosa cambia? Niente. Non è cambiato niente. Se invece guardi quel simbolo e devi spremerti le meningi per capire quella cosa, cosa vorrà significare da questo punto di vista, riesco a farmi capire? Cioè, il tuo problema è che non ti conosci. E allora, se tutto quello che tu puoi osservare, leggere, studiare, ti aiuta a conoscerti, è una buona cosa. Diversamente, se non sposta, non serve a nulla. Ma il gioco è aiutarti a te a conoscerti. Quindi vuol dire che tutti quegli eventi, tutto quello che è scritto qua, tu lo devi poter ricondurre a te stesso. Se non lo riconduci a te stesso, qua prendi qualsiasi cosa a caso. Il regno del padre mio è simile a un commerciante che aveva della merce e trovò una perla. Questo commerciante era saggio, vendette la merce e si comprò la perla. Anche voi cercate il tesoro che non perisce, che è durevole, là ove non può avvicinarsi il tarlo per rodere, né il verme per distruggere.
Come lo devi capire questo? Come lo devi capire che c'è un commerciante che è un furbacchione e si è tenuto la perla e si è venduto la merce? Ma come cazzo stai messo? Ce l'hai un'idea? Cioè, e te l'ha anche detto, perché poi ti dice: il regno del Padre mio è simile. È simile. Quindi ti sta dicendo, sta cercando di spiegarti qualcosa che non è spiegabile, trovando un paradosso nella vita. È simile, non vuol dire che è uguale e quindi è il commerciante furbo. È simile. Vuoi vedere dov'è la perla? Eccola qua la perla. La perla è la tua coscienza, la perla. Quella cosa che non si perde mai. È lì che allora io ogni simbolo di quello che leggo devo riuscire a vendere la merce. Che cosa sta parlando? Vendersi la merce. È liberarsi della materia superflua, liberarsi delle cagate, vendersi la merce, è liberare la testa da tutta quella informazione che non coincide con niente che abbia a che vedere con la consistenza di un'esperienza diretta. Conosci te stesso non è un concetto, è un'esperienza. E vi ho già detto tante volte che voi non siete quello che credete di essere, ma proprio, ma niente, eh? Vi posso assicurare che non quello che voi siete realmente non ha la benché minima relazione con ciò che credete di essere, perché ciò che voi siete si manifesta di quando in quando, di qua e di là, in questa rumors continuo che fate. Sapete cos'è un rumors? No. È un disturbo. Rumors è un disturbo, è come se c'è un'onda continua e quest'onda soffoca il vostro essere. Ogni tanto si creano dei varchi, l'essere esce, non vi accorgete neanche. Ignorate completamente quello che siete. Per quello dovete conoscervi. E per conoscere se stessi tocca mettersi veramente non solo in discussione, ma in allerta osservazione. Capite perché l'altra volta parlavo di ubicarsi? Ve lo ricordate? Per ubicarsi cosa abbiamo bisogno? Non studiate un cazzo, eh? Va bene. Per ubicarsi abbiamo bisogno di presenza, giusto? La presenza ci ubica. Perché dobbiamo essere ubicati? Che vuol dire essere ubicato? Essere in quello che sta succedendo nel presente. Perché se sono in quello che mi accade, che cosa accade? Che posso osservare. Osservando posso scoprire cose che hanno a che vedere con ciò che sono. Se mi ubico, che cosa si manifesta? Vi ho spiegato anche questo. Guarda come dimenticate. Vuoi sapere cos'è il ricordo di sé? Dimenticate le cose essenziali e vi ricordate le puttanate. Perché queste sono chiavi di lavoro, queste sono puttanate, non vi servono a niente. Quando hai fatto che 7, 2 fa 9 e che la nona sfera, che significa il sesso, che è la pietra, la sefira dell'albero sefirotico, Yesod, quella era la nona sfera, che cosa ti è servito? A niente. Invece ricordarti che cosa succede quando ti ubichi, a parte che non dovrei spiegartelo, dovresti essertene accorto. Dovresti averne fatto direttamente esperienza. Quando vi ubicate in una situazione, che cosa accade? Prendete coscienza. Cioè, perché non vuol dire un cazzo questo, cioè iniziate a rendervi conto cose. Quali cose? Quelle che potete osservare e capire. Ma prima neanche le guardavate. E allora nel prendere coscienza di alcune cose è facile che inizio a capire che cosa mi succede veramente. Magari inizio a vederlo questo rumors. Inizio a vedere quando ci sono invece delle cose diverse. Ecco, bravi. E questa roba tanto compare nella vostra vita. Eh già. Non
inspiegabile, non ha niente a che vedere con quello che pensate, non ha niente a che vedere con quello che vi credete di essere, non ha nulla a che vedere con nessuna spiegazione possibile. Anzi, usa le spiegazioni che servono nelle circostanze. Inizia a utilizzare quello che so. Per ottenere tutto questo, o comunque per provarci, per fare una rivoluzione, servono armi, strumenti. Questi strumenti, dicevo, rientrano in quello che viene chiamiamola così, dottrina della coscienza. Qualcun altro, quell'altro lì lo chiamava la quarta via, ma non c'entra niente, ve l'ho già detto, non esiste la quarta via. Quarta via è una presa per il culo, non c'è la quarta via. È il fakiro, che non è il fakiro, è Ezzeduna Uran, quello è il vero fakiro. Il fakiro, fakir, la parola fakir significa imbroglione. Non c'è la via del fakiro, perché sennò la via dell'imbroglione. Invece è Ezzeduna Uran che è scritto. Incontri con uomini straordinari, questa è distinzione, Gurdjieff in persona la fa, quindi non si capisce Uspensky da dove cazzo, da quale buco di culo della testa gli esce la via del fakiro, come la via del monaco o la via dello yogi. Quello lì era un espediente per spiegare in realtà che fondamentalmente serve avere dominio del corpo. Il fakiro rappresenta quello, sapere, capire come funziona il corpo, la macchina biologica. In questa epoca la cosa che si avvicina di più e ci aiuta di più a capire che cos'è, come funziona la macchina biologica, è il senso biologico, ovvero le scoperte del professorone Hammer e le altre scoperte del professorone Todeschini, perché entrambi introducono questi due elementi: uno quello del macchinario elettronico e quindi tutta una serie di funzionamenti di un certo tipo, e l'altro questo discorso del comportamento del tessuto a seconda di che cosa? Di quello che il tizio sta pensando, o meglio, più che pensando, sta interpretando della vita, o meglio, si sta interpretando. Interpretare, sapete cosa significa? Non è solo tradurre una cosa, interpretare vuol dire anche impersonare un ruolo. Quindi interpretare vuol dire che tu stai impersonando un ruolo. Chi te l'ha dato quel ruolo? Il mondo nel quale sei nato, Matrix. Per quello che Matrix suggerisce al tuo cervello che cosa pensare. Certo che non c'è il segnale, non c'è bisogno di ARP dall'altra parte dell'Atlantico che manda un segnale per farti pensare a te in una banda di frequenze. Sei già in una banda di cazzate. Sei già lì e interpreti un ruolo. Sapete cos'è un ruolo? Un ruolo in un film, capisci? E tra l'altro sei pure complessato. Da dove si capisce? Perché quando guardi un film, tu il ruolo ti identifichi nel ruolo del protagonista. Te non sei mai la spalla. Perché in realtà, fondamentalmente, nella vita invece tu sei la spalla. Capito come te lo costruiscono i film? Te lo fanno apposta, eh? Te lo fanno apposta, tutto quello che succede là fuori succede per tenerti la coscienza bella assopita. Tu esci da quel film che sei soddisfatto perché cazzo, oh, hai ammazzato 50 cattivoni e hai fatto l'ira di Dio, hai salvato la principessa, hai vinto la spada di Davalar e hai conquistato 3/4 dell'Australia. Capisci? Cioè, è come quando giochi a Risico, quando raggiungi l'obiettivo, cazzo sei felice come una Pasqua. Tu esci dal cinema che, siccome sei identificato col protagonista, cazzo, sei il numero uno. E per un attimo ti dimentichi tutto. È
serve per quello. Ti dimentichi che non ti interessa, capisci? Come è bellissimo il dialogo che c'è tra Nino e l'oracolo, è fantastico. Dopo che lei gli ha rivelato tutte le cose che gli ha rivelato, gli dice, no, mangiati sto biscotto. E il film è quello, il biscotto. Uscirai di qua e ti sentirai meglio e penserai che non hai mai creduto a queste cose da chiromante. È quello che ti accade a te tutto il tempo. Sei lì e ti fai delle domande. Queste domande iniziano a creare un dissidio dentro, un'inquietudine. Però non sai da dove cominciare. Appena arriva qualcosa, qualcuno che ti dà il biscotto, tu lo prendi subito, perché così la domanda è sparita e tu stai meglio e sei contento. Eri pronto, ti era venuto sto embolo, oggi ti eri proprio svegliato con questa cosa a dire cazzo, ma io me voglio andare, ma pensa che non lo sapevo, c'è il cenacolo di Leonardo, quello famoso del film di Dan Brown, che è proprio a Milano. Non sapete che è a Milano? Ah, ecco, meno male, almeno quello lo sapete. Quasi quasi me lo vado a vedere, perché, capisci, che cazzo, ma perché ho visto Dan Brown, voglio andarmelo a vedere, ho visto il film, voglio andarmelo a vedere, ho letto il libro. Vado lì e poi che succede? Che ne so, che a un certo punto c'è un fornaio lì e c'è, che ne so, che c'è la pasticceria e entro a mangiare il pasticcino. Ah, e il pasticcino mi sazia a un punto tale che dico, ma sai che c'è? Ma chi se ne fotte del cenacolo? Ma sì, lasciamolo perdere. E così prendi il biscotto e ti dimentichi di tutto. Quello è il mondo qui, questi funzionano in questa maniera qua, a non farti mai accorgere. E tu continui a interpretare il ruolo che ti è stato assegnato. Non è il ruolo della tua vita, è il ruolo che il sistema, il mondo ti ha assegnato. Certo che non te ne sei accorto, perché è molto semplice. Non funziona come immagini te che fai un casting e ti dicono, va bene lei, allora adesso fa quello. Però piano piano, goccia dopo goccia, tu inizi a intraprendere quella strada. Capite cos'è identificarsi? Che cos'è l'identificazione? È identificarsi in un ruolo, cioè in un'autoidea, nell'idea che tu ti sei fatto di te, bella o brutta che sia, perché poi dopo c'è un'idea che tu devi mostrare agli altri, dare un'idea, e c'è l'idea poi che dopo tu con te stesso la racconti pure, ci puoi fare un altro bel racconto di questa cosa. E quindi tu giochi il tuo ruolo. Questo ruolo è il rumors. Riesco a farvi capire? Questo ruolo, poi dopo tu chiamalo l'ego, ma io te lo sconsiglio. Ve lo sconsiglio vivamente di chiamare ego, aggregati, personalità e coso. Dopo un po' sono delle gran belle giustificazioni per non guardare più che cosa combini. Che quando, io voglio dire, io mi rivolgo così perché mi immagino che voi arriviate qua perché vi interessa togliervi le maschere, non tenervele addosso. Se no, se volevate le carezze, dovevate andare da un'altra parte. Tra l'altro, le carezze costano, invece qua le sberle sono gratis. Quindi riprendiamo qua queste due parole, regno e dominio, perché dominio vuol dire tutto, e il dominio è sia uno spazio che anche, come? È la casa. Come la casa? Diventa domus. Come civile. Sì, certo. Non avevo capito cosa, non ho proprio sentito quello che stavi dicendo. Nel senso, ho sentito casa, ma non avevo collegato con domus. Ma vuol dire molte cose. Perché tu, che ne so, quando prendi il dominio di un sito, che è il nome, perché il dominio? Capisci che cos'è il dominio? È il tuo domicilio, ho detto giusto, è la casa, è quello dove tu sei veramente, il dominio, il regno di Dio è dentro di te, ti sta dicendo quello, voi siete figli del Padre, il dominio è dentro di te, come dire, cazzo che
Qual è il dominio dell'uomo? Allora, al di là del corpo, è l'intelletto il dominio dell'uomo. È lì, per dominio si intende qual è l'estrema qualità anche. Il dominio dell'uomo è l'intelletto, è la coscienza, quello è il dominio. Il dominio vuol dire l'ambiente nel quale tu ti muovi, cioè ma l'ambiente che è il tuo. Qual è il dominio di un pesce? Ok? È il mare, è l'acqua. Qual è il dominio di un uccello? L'aria. Qual è il dominio dell'uomo? Capite? E quello è il suo regno. Abbiamo sbagliato casa. E noi ci credevamo che il dominio era la terra. Andava conquistata e andavano messi i recinti, fatta la proprietà privata e sfruttati gli altri. Il dominio è avere tanta gente sotto. E no, quello non è il dominio. Capisci? Il commerciante che si vende tutto e si tiene solo la perla. La perla è il dominio. Il dominio dell'uomo è quello lì. Se l'uomo non si muove in questo spazio immateriale ma estremamente consistente che è lo spirito, ha perso tutto. A che vale? Capite? E allora questo è il gioco. Oltre alla parola stessa andare a indicare che c'è qualcosa anche che in qualche modo dominio anche la capacità di dominare, disciplinare, tenere bene a bada il nostro animale. Cioè quegli istinti di territorio, riproduzione e cibo sono funzionali, ma deve essere dominata quella natura. Chiamiamola natura inferiore, ma il senso biologico è quello lì. Ah certo, prima stavo spiegando la quarta via. È quello, non c'entra una mazza, quindi il senso biologico è quello, la macchina biologica è il dominio appunto di quella roba lì. Il fakiro è il dominio degli istinti, il cibo, il sesso e il territorio. Il monaco è il dominio del piano dell'emozione, che anche lì, che cos'è l'emozione? Se non ancora una volta una risposta biologico sensata come tu pensi. Perché ti fa male lo stomaco quando dici, quando noi pensiamo all'emozione, pensiamo a qualcosa qui che fa male? Perché? Perché localizzo l'emozione qua? L'emozionale qua? Come? Di. Qual è la paura a parlare? Cos'è il vento? Perché qua? No ragazzi, che cervello? Allora c'ha ragione il Vanni, facciamo pensieri di merda se questo è un cervello. No, non c'entra niente. C'è una concentrazione, ovvio, nervosa di gangli, ma la sua funzione quella non è quello che stai sentendo. È la piccola curva dello stomaco perché siamo messi sotto. Capite? È il tessuto che risponde. L'emozione è muovere, emos, azione, capisci, del sangue, è la risposta del corpo a come pensi. Se penso da schiavo, sento dolore qua ed è la piccola curva dello stomaco perché il senso, il conflitto attivo relativamente alla sottomissione si sente nello stomaco, nella piccola curva dello stomaco. Il foglietto embrionale relativo va a toccare quella parte lì. Conflitti quali sono? 5, no? Ce l'avete tutti, 22? Ve li ha detti, no? Ve lo ricordate? Territorio, boccone, poi svalutazione, separazione, come? Attacco. A seconda di queste situazioni si attiva una risposta piuttosto che un'altra. E dove le sento? Quello è. Guardate che noi confondiamo la risposta biologico-sensata della piccola curva dello stomaco con l'emozione. Non c'è solo quello. Il tuo umore oscilla e le sensazioni variano, ma in realtà
tutto ciò che noi sentiamo è solo quello che passa per questa parte, perché dove abbiamo più l'attenzione, cioè, cazzo, il proprio cibo. Stiamo nello stomaco perché ci tengono per le palle per il cibo, lo volete capire o no? Tu hai paura di rimanere senza cibo, se perdi il lavoro hai paura di rimanere senza cibo, cioè, cazzo, a livello dell'animale è quello il ragionamento, non c'entra un cazzo tutte le paranoie che poi ti fai qua nella testa, dei pensate, della carriera, dell'arrivare, dell'ingiustizia, di tutte quelle cose lì. Di fondo tu hai paura che non c'hai il cibo. E tra l'altro, se stai in quel modo, siccome hai paura, sei paralizzato, alimenti la situazione. Non puoi risolverla. Quando c'è paura non c'è possibilità di risoluzione, perché la paura paralizza tutto. Come si libera uno dalla paura? Come vi liberate voi dalla paura? Può essere un modo. Altri? Starvici. Sì, che vuol dire? Sperimentandola più e più volte. Stando lì fino alla fine. E tu ci riesci a stare o scappi? Quindi non la riesco a prendere. Ma la paura della paura, anche se non c'è. Cos'è la paura della paura? È che uno. Hai paura che ti verrà la paura. Esatto. Ah, fantastico. Ma questo conferma la mia ipotesi, secondo cui io sono convinto che l'uomo prima di tutto ha paura, poi deve solo decidere di che cosa, ma fondamentalmente vive costantemente terrorizzato. Perché quello che tu dici è fantastico, perché se ci pensi è una follia in termini, ma è una condizione estremamente normale e condivisa dell'uomo. La paura di aver paura è perché di fondo noi siamo sempre intimiditi. Mancanza di conoscenza. No, abbiamo paura. Qua non c'è la conoscenza, qua c'è una questione che è istintiva ormai, perché non è neanche percepita. È sempre lì, sotto, latente, perché siamo stati messi sotto, io non so come farvelo capire, vi hanno tolto tutto, quell'operazione lì di derubarvi di tutto, le vostre possibilità, vi hanno precipitato in una condizione di panico costante, che non avvertite più. Vivete nel terrore continuo, e questo terrore, allora, il terrore latente, ok? Di quando in quando accadono eventi là fuori che lo fanno emergere. E quel evento là fuori che lo fa emergere, tu la chiami preoccupazione. Ma è panico, amico, è panico puro, è terrore. Tu sei stato traumatizzato per privarti della tua coscienza, del valore che sei, ti dovevano traumatizzare. Noi siamo stati traumatizzati. Per quello abbiamo tutti quanti, chi in un modo, chi nell'altro, le sue fobie, i suoi momenti strani, che se da vicino nessuno è normale. È vero, da vicino nessuno è normale. Come mai? Tu lo sai perché sei alterato così? Cazzo, ma queste sono cose serie, gente. Questo è un manicomio viaggiante, non è una prigione. Quello Gurdjieff è stato approssimativamente anche gentile a dire che era una prigione, il pianeta Terra. Questo è un manicomio. Sei alterato perché sei traumatizzato e usi quell'alterazione per non sentire più il panico. Per quello che la via per fare un lavoro, e lì mi ricollego alle scuole esoteriche sui Pirenei, ma possono essere anche qua dietro l'angolo, per quello che per fare, iniziare veramente un lavoro vero, io a te te devo far morire di paura.
Ogni tanto mi diverto, no, ve lo racconto. Ti scavo, ti butto dentro, ti chiudo al buio dentro una grotta, ti appendo per i piedi, ti lascio in un bosco, ti faccio camminare sul fuoco, tutte queste cose qua. Non è per masochismo o per gusto di fare, è che devi essere preparato. Serve per una ragione molto semplice, che la paura che tu ormai hai sotto, qua, latente, l'hai registrata molto tempo fa attraverso un trauma e non c'eri. Nel senso che, cioè ragazzi, è standard, tu arrivi qua, non sei un cazzo, ma ce l'hai un'idea, non sei un cioè c'è cioè, solo da mangiare, non sai neanche che cazzo vuol dire essere nato. E tutti quelli intorno ti iniziano a fare cose. Cioè, ma c'è un'idea, guarda che io sempre la stessa storia racconto, ma secondo te, ma è possibile che non fa, se è ininfluente che te tirano, te cavano in quella maniera lì e te sbattono su un coso freddo, ti pigliano schiaffi nel culo con tutte quelle luci lì e tu nasci in quel posto che chiami la nursery? C'è qualcosa che non... o che ti faccio il parto cesareo perché così passa intervento e cacciano i soldi. Cioè, ma ce l'avete un'idea in che cazzo di mondo di merda stiamo? Che stiamo privando a quel bambino il primo... Cioè, capisci? È come se la farfalla che sta cercando di aprire il bozzolo... Cioè, non glielo devi aprire il bozzolo, perché quella non volerà mai più... Quella deve fare lo sforzo di aprire il bozzolo perché in quell'operazione sta irrorando di linfa le ali. Sapete questo? Non lo sapevate? No, non lo il verme che cosa fa il bruco? Fila, si chiude dentro e si scioglie. Uno vuole sapere cos'è la trasmutazione. Quello è. Uno dice come fa un uomo a diventare un dio? Cazzo, un bruco diventa una farfalla, vuoi che un uomo non può diventare un dio? E che cazzo? Se un bruco può diventare una farfalla, io posso diventare pure a Giulio Cesare, se voglio. Se mi conviene, Augusto. Quello è quando è il momento che tutto quanto il gioco è fatto, la metamorfosi si chiama questa trasformazione, metamorfosi, capite? Quando è tutto fatto, che fa? Inizia a rompere il bozzolo e poi inizia a spingere. Deve fare sforzo e nel fare sforzo, quello sforzo sta portando linfa alle ali. Quando sarà uscita dal bozzolo vola. Se tu vai lì e incidi perché dici, poverina, sta faticando, e incidi e la fai uscire, quella non volerà mai. Quello sta spingendo, la madre sta spingendo, lui sta cercando di venire fuori, tu che fai? Epidurale, epidurale, anestetizziamo tutti. Parto cesareo e lo tiriamo fuori da un buco. Gli hai tolto la possibilità di uscire dall'utero di sua madre. Ma secondo te, se era naturale, biologico, sensato uscire con un parto cesareo, non gli mettevano una lampo a questo? Se la natura non ha messo la cerniera lampo, ci sarà un motivo, capisci? Perché quello deve uscire da quella parte lì. Poi non estremizziamo, no? Ci sono situazioni che sono a rischio, pericolose, tutto, sì, però dalle situazioni al 100 parti, 78 cesarei, c'è qualcosa che non quadra. L'80% sono in Italia. Per forza. Allora, questo è fantastico, perché le persone, e questo è tipico proprio, l'altro giorno c'era sta signora imposta così che diceva, no, ma io se vado alla mutua non pago, perché pagano ancora con la mutua, non che c'è la mutua, ormai non si sa più come si chiama, però comunque, cioè, è convinzione comune che te, se vai al pronto soccorso, se vai al medico di base, quel cazzo che è dal tuo... tu non paghi, tutto gratis, che poi paghi un po' il ticket, però diciamo, più o meno, è tutto gratis.
Ivo, tu ce l'hai vero la registrazione? Tu mi mandi l'audio così gli buttiamo l'audio. Sì. Perché non registri più? No, no, è caduto. Adesso li prendi. Sì, però quel pezzo che manca, no, sennò dopo inizia. No, dai, hai preso il tempo. Eh? Hai preso il tempo. No, quello sai quante ore ci mette prima di avvertirti? No, prima si cala, poi sta un po' in giro così, poi dopo fa il segnale. Sì, sì, no, è strepitoso. La telecamera che è strepitosa. No, no, c'hai un'idea, guarda. Vabbè. Interruzione sulla trasmissione nazionale. Stavo dicendo, c'è ormai questa convinzione comune, ma non è così, eh. Cioè, per se la gente sapesse che lui paga tutto quello, è già tutto pagato, perché le tasse che paghi, sì, vedi che te ci pensi 5 volte prima di andare a farti un esame, farti scrivere una ricetta, farti scrivere quello, quell'altro, perché in realtà è pagato. Cioè, capisci? Lo stai pagando, non è vero che non è pagato. Il cesareo, allora, se faccio un parto normale, ha un costo. Anche se tu credi che il costo non ce l'ha, ma c'è un costo, e che a te non traspare perché c'è un accordo, tra l'altro, tra strutture sanitarie nazionali e strutture sanitarie private, che fanno degli accordi. La Lombardia è il top del top, perché noi abbiamo il governatore, avevamo, perché adesso non è più Formigoni, vero? Però vabbè, ormai ha già fatto tutto, ma Formigoni frega un cazzo, può pure andarsene via. Ormai quello che doveva fare l'ha fatto, di piazzare tutti i suoi amici, quello atterra sulla Gavazzini, sulla piastra della Gavazzini a Bergamo, atterra con l'elicottero, si fanno le riunioni, lui e i suoi amici dell'Opus Dei, là in cima al palazzetto, e decidono, te quint, la Dalmine Tenaris, ma secondo voi che cazzo ci fa un produttore d'acciaio che compra le catene degli ospedali? Perché la società che sta dietro alla Dalmine Tenaris si chiama Techint, e hanno creato una sottosocietà che si chiama Techos, cioè Tech Hospital, che gestisce tutto il gruppo delle ospedali Humanitas, collegati ovviamente poi alla CL e compagnia cantando. Perché si fa i soldi con la sanità? La persona che fa, allora, l'intervento è pagato a intervento. E quindi fa l'intervento chirurgico, quant'è? 20.000 euro? Bene, 3 giorni, pigliati, mettiti una mano, tieniti, te cambiano la valvola del cuore, pigia qua con la mano la valvola, esci, perché se mi stai una settimana nel letto mi occupi il letto. E a me quel letto mi serve, perché ogni volta che il letto è libero è uno che metto qua, faccio l'operazione e so soldi. Tran 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 tran. Ve la ricordate la macchinetta quella, sì, per fare i conti? Quelle così, fanno così, c'hanno i dollari negli occhi. Invece la riabilitazione me la pagano a permanenza, e quindi io te tengo 4-5 mesi. Non ti faccio un cazzo di riabilitazione. Tu stai tutto il giorno in ospedale, sei lì ricoverato, vai a fare riabilitazione, mezz'ora d'esercizio così, ci rivediamo domani. Come ci rivediamo domani? E io che cazzo faccio tutto il giorno? Ah, non lo so, stai a letto, guardati la televisione e tutto, perché ti viene pagato a giorni di decenza. Immaginati 600 euro al giorno. Immagina, infatti, ho detto. 600 euro al giorno. E moltiplica per 3 mesi, capisci? Se ti sbatto via in 7 giorni, non ci ho il guadagno, capisci? E quello è tutto così, è fatto tutto così. Quello mio padre si sono dimenticati l'anticoagulante, dopo 7 giorni che gli avevano aperto il polmone, gli avevano segato via metà, si sono dimenticati di, l'hanno spedito a casa senza anticoagulante, un mese dopo gli è partito il trombo. Ictus, paralisi. Le so tutte, perché io le ho proprio viste di persona. Ti posso fare nomi e cognomi degli ospedali e dei fenomeni che ho dovuto incontrare in 7 anni di queste vicende qui. Sono micidiali, è un salvadanaio, è proprio a soldi a parate, così, sulla salute della gente. Sarà che c'è qualcosa di malato in un rapporto così.
Per quello che dobbiamo imparare bene come funziona la nostra macchina biologica per non farci pigliare per culo. Il massimo a te che ti serve è se proprio necessario un chirurgo perché c'è una roba che sta ostruendo, capisci? È gonfiato troppo il tessuto, sta pigiando da una parte, fattene togliere un pezzo, ma perché? Ma circoscritto, ma non perché tumore, tumore non vuol dire un cazzo. Tumore è tumefazione, rigonfiamento, tessuto che cresce e non cresce a cazzo, non cresce perché è impazzito. Capite? Non c'è la metastasi, ci avete un'idea? È come se, sapete che cosa ti stanno dicendo quando te c'hai, ti fanno una diagnosi prima in un organo, poi in un altro organo e ti dicono è la cellula impazzita che gira nel corpo. Ti stanno dicendo, facciamo un esempio, che è partita una cellula dal polmone. Cioè, hanno pulito tutto, però è bastata una cellula, maledetto killer, capisci? Django è lì, è piazza, non sei riuscito a seccarlo, e Django ti è entrato dentro la vena. Se n'è andato in giro un po' a cazzo nel corpo, se è capito, perché a un certo punto, di tutti i posti dove poteva andare, si va a ficcare nel bacinetto renale del tuo rene, qua dietro inizia a proliferare il coso. Ma sai che ti sta dicendo? Ti sta dicendo che è una cellula della struttura del polmone, se ne è andata in giro per il coso, è arrivata qua, è diventata una cellula staminale e per poi diventare una cellula del rene. Perché il tessuto è il tessuto e ogni cellula di un tessuto ha la sua forma. Anche quella che loro chiamano cellula tumorale è cellula dello stesso tessuto. Tra l'altro, ricordo, l'avrò già detto altre volte, che quando parlai con quello dell'istologico di mio padre al polmone, e questo mi diceva, sì, sono cellule tipo T. E gli dicevo, sì, ma che cazzo è questo tipo T, me lo fai capire o no? E no, perché mi faccia tutte le cose. Io gli dicevo, non capisco. A un certo punto mi fa, guardi, immagini che è come una cellula del polmone, anzi, le dirò di più, è una cellula del polmone, solo che è un po' più grande e un po' più performante. Cioè, respira meglio, in poche parole, quasi ossigenava di più questa cosa. E allora tu me lo spieghi come cazzo fa una cellula del polmone a un certo punto a diventare quella di un rene? Cioè, non so se lo capite, non? Per fare quella trasformazione deve tornare a forma originale, staminale. Sapete come nasce e cresce il corpo? Le cellule staminali sono le cellule che si iniziano a sviluppare all'inizio e sono indifferenziate. Cioè, nel senso, non sono specializzati in un cazzo. La cellula staminale può diventare qualsiasi cosa. È l'inizio della costruzione dei foglietti embrionali. Per foglietti si intende gruppi di cellule. Non c'è il foglietto di carta. State attenti a come capite le parole. Gruppi di cellule vuol dire che a un certo punto ci sarà un gruppo di cellule staminali che decide che deve fare il buco del culo. E si trasformano in cellule di buco del culo, altre cellule, e quindi, che tra l'altro, voglio dire, sono le prime. Quindi state attenti a voler essere i primi a tutti i costi, perché non è detto che vi va bene, perché il primo gruppo di cellule che si crea, no? Ve l'avrà spiegato Daniele, no? È il famoso vermone, ve lo ricordate? Ve l'ha fatto vedere? Dove c'hai, tra l'altro anche un po' imbarazzante, cacchi e pisci, mani da tutti gli stessi buchi, capisci? E questo è il primo gruppo di cellule, quello è il primo foglietto, è il primo gruppo, diventano proprio il buco del culo, quindi quello è proprio il primo, è il boccone, è il primo, capito perché c'hai paura di rimanere, perché è il più delle emozioni che senti qua, è proprio viscerale, è la prima parte, è la parte più primordiale legata alla sopravvivenza, per quello te sei così attaccato al lavoro, a quest'idea di lavoro, cioè te l'hanno studiata bene questi per tenerti sotto, non ti pensare. Poi che succede qua? C'è lo strappo, giusto? C'è lo strappo e quindi qua c'è la bocca e qua stringe e comincia a diventare il bruco del culo, giusto? Fa questo inizia a venirgli fuori il capoccione e piano piano inizia a prodursi il resto. È sempre la stessa cellula, gruppi di cellule staminali che iniziano a prendere seconda di quello che serve. E allora lì inizia a strutturare quello scheletro, poi arrivano i muscoli, poi arrivano tutti gli altri organi e per la fine dopo c'è tutto il resto. E tutto riconverge poi dove?
nel cervello perché è la centrale di comando. Ce l'avete un'idea? Per cui, vabbè, questo è un po' questa roba qua, mi sono andato un'altra volta per cazzi miei, vabbè, sono momenti così di difficoltà. Hai capito tu con le scuole esoteriche che hai combinato? Quindi stavo dicendo invece sul fatto della paura, sì, del panico, quella roba lì, cioè questa cosa ha iniziato a registrarsi nei nostri, nella nostra esperienza di vita. Non è costante, però ci sono stati momenti che per noi sono stati vissuti come traumi, e da lì in quel in avanti la cosa ha fissato. Io non so come spiegarvelo, ma è possibile che non vi ricordate la prima volta che vi hanno sgridato? Ma come ci siete rimasti? Ma tu lo sai cosa vuol dire sgridare uno? Hai un'idea del terrore che gli fai vivere? O che gli dà uno schiaffo? Ce l'avete un'idea? Adesso ormai ci avete il callo, ma veramente ci avete il callo. Ma la parte più interna, l'anima, capisci? Cos'è l'anima? L'anima di un filo, qual è? No, sapete quei fili d'acciaio con tutto il rivestimento esterno? No, la parte interna, la parte più interna viene chiamata anima. Quindi la parte più interna di te, comunque, tu hai dovuto fare la crosta, ma quella parte lì è rimasta molle. È rimasta traumatizzata, è rimasta contratta. Perché quando fai il lavoro in calma senti le microtensioni? Se lo fate con una certa continuità iniziate a accorgervi che inizia a cambiarvi la postura. Se inizia a aprire la gabbia toracica, le spalle, qua dietro, inizia a raddrizzare la schiena. Se poi lavorate col falun è ancora... Ma secondo voi il falun, ma perché questo esercizio? A che deve servire? Ma li sentite i muscoli quando tira? La roba che sta tirando? Quando scende? Perché apro così? Perché devo aprire? Perché apro? Perché apro? Perché sto aprendo la cassa toracica, sto lavorando su tutte queste parti qua del corpo, a mollare tutto. E quindi, mano a mano che questa... Ma chi è che tiene il muscolo tirato? Anni, anni di situazioni traumatiche vissute con amarezza, con dolore, con tutto quello che ti pare a te. È quella roba lì che si registra e fa sì che tu sei così dentro e che non te ne accorgi più. Quella roba ormai è accaduta e non c'è madonne che tengono, soprattutto quello che è avvenuto nei primi 6 anni di infanzia. Non c'è modo a te di riportarti, cioè capisci, tu puoi fare tutta la ricapitolazione che vuoi, che non ci sarà modo di portarti a te a ricordarti il trauma. Io non so come farvelo capire. Cioè faccio un esempio così lo capiamo. A un certo punto io a 3 anni mi fanno l'antivaiolosa, c'è mercurio, sono allergico, sa la madonna il cazzo che fa, lo rifiuto, inizio a avere le convulsioni. Sapete cosa vuol dire avere le convulsioni per un bambino di 3 anni che sta malapena in piedi? Cioè mia madre quando me lo racconta, perché io non mi ricordo un cazzo, quando me lo racconta diceva che io camminavo di colpo, mi indurivo. Cioè, ma sai cosa vuol dire il corpo che ti fa così e c'ha gli occhi dietro? Ma secondo te non rimane traccia di quella roba? Eh sì che rimane. Tu non ti ricordi più un cazzo, ma quella roba te la porti. Come la sciogli? Ricapitolando. Non ci arrivi più. Allora devo farti vivere di nuovo la paura, ma con la testa che hai oggi. Non con la testa che avevi allora. Quello che è stato, è stato. E non c'è niente da fare, perché allora non avevi gli elementi o gli organi per capire la paura. Che cos'è la paura? Oggi si presume, per quello ti dico, preparato un po', però si presume che tu quella cosa la puoi affrontare. Allora a quel punto io ti rimetto in una situazione dove tu rivivrai tutta la paura. Perché la devi vivere, se la vivi l'hai sconfitta. Voi continuate a sfuggirla la paura, perché avete paura della paura. Guarda che lui ha detto una cosa assolutamente giusta.
Noi abbiamo talmente paura di sperimentare paura che ci teniamo ben alla lontana da quell'esperienza. E fate bene, tra l'altro. Perché per fare un lavoro simile ci vuole un po' di preparazione. E non iniziate a dirmi quando lo facciamo, perché non si può fare. Nelle condizioni attuali non si può fare. Si può fare se abbiamo una scuola, se abbiamo un ateneo, se abbiamo bisogno di una struttura. Ti dobbiamo... Non si può, ragazzi. Cioè, ci sono delle cose che non possono essere fatte arrabattandole. Capisci cos'è la scuola nei Pirenei? È quello, uno spazio, quanto so, 1200 metri quadrati, un convento, serve un convento. Progetto Zaino. E quello era lo scopo. Cioè, era, è ancora lo scopo. Vediamo se salta fuori. Oh, non so, ragazzi. Con l'aria che tira, mai si sa, speriamo. E allora lì si può fare degli altri ragionamenti. Se no sono cose fatte... Non funziona così. È un... Capite, se no è sempre la stessa cosa, una stoccata alla mano, quattro colpi, torno a casa. E il gioco è fatto, no? Non è così che funziona. La rivoluzione non è quella roba lì, non è un quattro colpi alla mante e poi torno a casa. La rivoluzione è una cosa seria che una volta intrapresa non puoi tornare indietro. Allora, finché giochiamo si fa per dire, finché comunque diciamo giochiamo a mettere degli elementi su una lavagna nel tentativo di aiutarvi a iniziare un po' a decomprimere, un po' ad aprire la vostra mente, e andiamo bene così. Ma se veramente uno vuol fare, vogliamo parlare di rivoluzione, è un altro conto. Ci arriviamo, in questo modo ci si arriva, perché io ci sono arrivato in questo modo, quindi ci si può arrivare anche lavorando in questo modo. Però poi viene un momento in cui qualcosa va lasciato. Va lasciato, ma non va lasciato materialmente, va lasciato nella testa, e per lasciarlo tocca fare delle scelte. E allora, siccome quelle scelte non possono essere delle privazioni, in realtà non devo riuscire a portarvi in un punto in cui non avete scelta. Perché voi pensate veramente che Neo aveva scelta quando quello si è messo lì, pillola rossa, pillola blu? Non aveva scelta. Che scelta aveva? La pillola blu. Torni nel tuo letto e crederai quello che vuoi. Con quello che gli ha detto. Guardate che ci dimentichiamo i passaggi. Che cosa gli dice a un certo punto, in quel punto lì? Dice una cosa troppo interessante. Non avrai un'altra occasione. Quindi caricatevi bene, perché non avrete un'altra occasione. Ma non perché la vita non ve la dà o quello che è, perché vi consumate la possibilità, vi giocate, vi fregate l'opportunità. La cosa colpisce se è inaspettata. Se già l'hai provata una volta e ci ritorni, non è più lo stesso cosa. Quindi, quando devo fare quel tipo di esperienze, è quella, e indietro è difficile poi tornare. Sono scelte, poi continui a fare quello che fai, ma è completamente diverso, un'altra vita. Guardate che non siete disposti a lasciare andare la paura, perché la paura è comoda, è un altro strumento comodo. Voi volete la pillola per togliervi la paura e continuare a fare il cazzo che avete fatto fino adesso, e purtroppo la rivoluzione non funziona così. Non c'è la compressa revolution, te la prendi e sei a posto, e poi torni nel mondo e sei una specie di figo del niente. È un altro concetto proprio sociale, non so se riesco a farmi capire. Scusa,
la paura ci è comoda perché siamo assuefatti dall'anestesia? No, vi è comoda, punto. Il perché vi è comoda non lo puoi vedere. Non puoi vedere perché ti è comoda, perché se lo vedi, ti cade. Però alla fine non hai detto come ci togliamo la paura. E infatti. Sta quasi. Invece in realtà ve l'ho detto, ma... Allora, per quello che fate va già quello che sapete, per ricapitoli, anche lì, ti metti lì, questo qua serve per fare quello, per lavorare un po', allentare la morsa qua. Ma la paura, quella sostanziale che c'è nel midollo, mi devo terrorizzare. Devo terrorizzare. O ci penserà la vita a terrorizzarti. Un bello shock addizionale. No, questo è altro che shock addizionale. Tu devi avere la convinzione che stai per perdere la vita. Se tu hai in quel momento sperimenti che stai per perdere la vita, sperimenti tutta la paura del mondo e lì a quel punto dopo sei libero, ma perché, attenzione, sei libero perché sei preparato, eh? Cioè noi ci portiamo addosso il carico di 2000 anni, eh? Noi abbiamo addosso, ricordatevelo bene l'esperimento delle scimmie, vi ricordate come funziona? Ma secondo voi quella scimmia, quando gli hanno tirato addosso una cascata d'acqua, quando, che vuol dire? Quando i nostri antenati che vivevano in quel villaggio tranquilli e sereni cercando a Dio, perché poi è così che è scritto, ma bisogna capire cosa significa quando le scritture dicono cercavano Dio. Non stavano a guardare il cielo a cercare, cercavano Dio, stavano conoscendo, applicando delle cose per rinnovare, fare quella metamorfosi che è naturale, spontanea. Ve l'ho già spiegato altre volte, la tendenza al perfezionamento di sé è una tendenza che sta nella natura stessa, perché la natura ha bisogno di evolvere, che quel tipo di evoluzione può essere fatta solo con la coscienza, guarda caso lo strumento di cui è dotato l'uomo. Può la coscienza dell'uomo evolvere inconsciamente? No, già detto altre volte. Può la volontà dell'uomo evolvere involontariamente? No. Quello è il perché, viene detto, la natura dà solo opportunità. Spetta a qualcun altro raccoglierle. Perché la perfezione di sé dipende da un atto di volontà, di forza. Da un atto, si direbbe, cosciente. Quindi questo è quello. Quindi... Voi pensate che i nostri antenati che erano lì belli, immaginatevelo questo bel villaggio, ma non immaginatevi un villaggio con la gente che si lega la minchia al collo, immaginatevi un villaggio di gente saggia, immaginatevi un villaggio dove c'è un centro pulsante della scuola, dello studio, l'agorà. Immaginatevi un posto simile, immaginatevi un luogo dove accanto c'è quello che veniva chiamato un tempio, dove produrre atti psicomagici o atti liturgici, perché gli atti liturgici erano funzionali a conoscere se stessi, non ad adorare qualcosa. Capite? Ci raccontano cagate quando dicono che i nostri antenati adoravano, questi adoravano a quello e quegli altri adoravano a quella, non adoravano un cazzo di niente, è l'uomo degenerato che adora le statue là fuori. L'uomo saggio di tempi antichi usava la ritualità per conoscere se stessi. Non adoravano un par de coglione. L'adorazione là fuori viene dopo perché è parte integrante del controllo che hanno ricevuto. Perché? Perché poi gliela raccontano come gliela devono raccontare. E allora immaginatevela quella società e a un certo punto immaginatevi anche quel gruppo sociale che arriva e gli fa un bucio di culo. E che cosa gli fa sperimentare? La paura di perdere la vita. Perché secondo voi la persona violenta perché ha la maggiore su di te? Il prepotente perché l'ha vinta su di noi? Perché?
Sì, perché ti spaventa? Perché esatto, perché corriamo il rischio che ci tolga la vita. Quella roba lì si imprime, si è impressa nei nostri antenati e poi è stata tramandata, tra l'altro anche con una certa, voglio dire, con dei ricordini ogni tanto nella storia, no? Perché ogni tanto ci sono stati richiami, come la vaccinazione, che fanno la prima e poi dopo c'è il richiamino. Durante la storia hanno fatto i richiamini, fra crociate, guerre, robe varie, no? I vari domini, mi sembra che sono dei bei richiamini. Vi immaginatevi che cazzo ne so... Pensiamo, che ne so, a Roma con chi se la piglia per primo? Cartagine. Cartagine. Immaginatevi sti cartaginesi tranquilli che pescavano, arrivano a questi a fargli un bucio di... Cioè, voi riuscite a sentire il sapore della guerra? Guardate che il ricordo della guerra, senza averla vissuta, noi ce l'abbiamo lo stesso. La paura che sperimenta una persona che sta rischiando di perdere la vita per mano di un altro. Da dove è trasmessa questa roba? È empatica, passa da padre in figlio. Non è nel DNA, che non c'entra un cazzo il DNA. Il DNA si fissa, tra l'altro, è epigenetica, te lo insegna, si fissa dopo che 3 anni, quanto cazzo è che sei campato, hai iniziato a svilupparti, perché si va a fissare, perché lì a quel punto ormai hai già assorbito tutto quello che serve. E da lì non si schioda più. Però capisci? Quella roba lì viene passata, capisci? Come quelle scimmie, le scimmie prendono la cascata d'acqua, quelle che vengono aggiunte non ne sanno un cazzo, non hanno mai vista loro una daga nello stomaco. Però quelli che sono lì glielo ricordano subito. Alla scimmia nuova che arriva, quando fa per andare a prendere le banane, glielo ricordano subito, non arriva l'acqua, non arriva la daga, ma la fermano subito lì. Che cazzo stai facendo? Non andare su per la scala che moriamo tutti. Te l'ha impresso, te l'ha trasmesso, perché poi tu sei bambino, il bambino è come una spugna, assorbe tutto. La spugna assorbe acqua, acqua è emozioni, capisci come ti si imprime il trauma. Quando ti dico che quello che noi consideriamo emozione per lo più ha a che fare col conflitto di sottomissione, piccola curva dello stomaco, siamo tutti schiavi, siamo tutti sotto, facciamo fatica a alzare la testa, e anche quando alzi la testa che fai il ribelle, la lotta contro, cazzo non la stai alzando, perché alzare la testa, no, a capirlo, e sì, un corno, dobbiamo fare delle cose insieme per vederlo, capite? Non basta chiacchierare. E il senso del mio progetto è proprio quello, perché ci sono delle cose che le dobbiamo vivere, dobbiamo viverle insieme, non bastano 4 chiacchiere su una lavagna. Però andiamo. Anche quello è il meccanismo del contro, è il contro qualcosa, tu devi mollarla la fune, li devi mollare questi, li dobbiamo mollare, non so se l'avete capito, il senso di quel cazzo di progetto era proprio quello, li molliamo, usiamo il meccanismo loro, ci ricompriamo il paese, tanto questi lo stanno vendendo, Allora invece facciamo un cazzo di consorzio. Ma è possibile che una multinazionale si mette d'accordo e noi siamo così coglioni che non riusciamo a fare un consorzio di merda per ricomprarci fette del nostro stesso paese? Guarda che fantastica sta cosa. Niente. Va bene, andiamo avanti. Quindi questa roba qua ce l'abbiamo dentro e ce l'abbiamo anche noi. Quella paura lì. E quella paura lì è quella che ti impedisce molto dei movimenti, è quello che ti fa dire, è quello che vi fa continuare a fare quello che fate, è
quello che non vi fa prendere il coraggio di dire, cioè guardate che qua nessuno si è mai preoccupato di farmi veramente la domanda giusta, eh? Quindi vuol dire che in realtà di fondo siamo, state capendo che cosa vi riferisco? No. Quando parlo del progetto Zion, sapete qual è il rapporto fra me e voi rispetto a questa cosa? Vai Rocco, fallo e quando hai fatto chiama. Voi state aspettando tutti che io faccio questa cosa, per poi venire lì e bussare la porta. E io vi apro anche, che pensate che vi lascio fuori. Però non avete conquistato un cazzo. Non siete ancora quel ricco che non lascia le sue ricchezze. È più facile che un camelo sparsi per la cruna di un ago, che un ricco lasci le ricchezze. Significa quello, io non sto parlando di questioni economiche, sto parlando della vostra stessa vita. È il mio amico lì che fa la guerra contro le trivelle, non l'ha capito che deve mollare casa sua e andarsene. Piuttosto fa la guerra, si inventa l'impossibile, ma da lì non se ne va. Mentre in realtà, non è vero, sperimenta a casa. Lui sperimenta a casa, vedete? Poi dopo uno si trova le motivazioni e continuare a stare lì. Ma in realtà la cosa più biologica, sensata da fare è levarsi dai coglioni. Un gatto, quando il suo territorio è compromesso, prende, alza i tacchi e va da un'altra parte. Noi siamo gli unici che ostinatamente teniamo botta. Sì, tanto lo sapevo perché ti provo, quindi... No, io sono arrivato comunque a un... magari una cazzata, visto come stanno andando le cose, sa che la soluzione è il nomadismo. Nomadismo. Perché tu ti ritroveresti probabilmente con i medesimi problemi, non fare. No, non è così. No. Se la questione è l'uomo è anche un uomo. E allora sì, io ti seguo questa cosa qui, cioè a livello di ragionamento, lo seguiamo, l'uomo nomade. Ovvero laddove poi non ci sono più le possibilità per rimanere stanti in un luogo, tu cambi il luogo. Perché intanto non ti interessa. E allora ci siamo. Però visto com'è l'andazzo qua, in questo paese, ma non solo in questo paese. Adesso non voglio riportarti sugli articoli 36, 37, ma soprattutto il 38 dove sono in Italia. Questi ti tolgono anche casa tua, domenica. Non c'è più la proprietà privata, se mai c'è stata, non c'è mai stata. Però il fatto che diventano strategici, arrivano i militari, dicono tu vai a vivere in albergo e io ti Ma dove? Ma tu non la sgombri più una comunità. Io sto parlando di tribù. Sto cercando di riportarvi alla radice della verità, che è che noi siamo uomini e donne liberi nati su un pianeta, che è il pianeta Terra. Ma chi cazzo sono questi? Però bisogna essere disposti a muoversi. A muoversi proprio in movimento. No, bisogna iniziare innanzitutto a capire bene quel discorso che ho appena finito di fare. Noi siamo uomini e donne nati sul pianeta Terra. Chi cazzo è sta gente? Chi sono questi qua? Chi è questi qui che governano il mondo? Chi sono? Riesco a farvi aprire l'occhio della visione? Ed è talmente semplice, cazzo, che non si riesce a vedere. Chi è sta gente qua? Perché lo posso vedere? Perché... non sto lì dentro, ho già mollato tutto quello che va mollato. Io quando vi siete trovati, che vi ho detto? Questa è una buona cosa perché quell'evento vi aiuta a mettervi insieme, ma dovete ragionare in termini di una migrazione. L'esodo è quello. Qui si sta cercando di radunare una tribù, un popolo per fare un esodo. Ti voglio vedere io, ma cosa espropri? Un popolo, 500 persone. 1000 persone che si spostano.
ma non espropri un bel niente. Espropri, sai dove espropri? Quando c'è l'attaccamento, quando c'è la paura, quando c'è la proprietà privata, quello espropri. Non quando c'è un popolo, quando c'è un popolo sono cazzi amari. Cosa fai? Ma poi... Sì, vabbè, ma vi rendete conto come cazzo parlate? Ma siete da ricovero qui. Cioè, neanche, in ipotesi che neanche avete mai provato a mettervi nell'ottica di farlo, quel passo, siete già 500 passi avanti. È un piccolo spostamento. Questo qua, quante volte ve l'ho già detto? Voi state affrontando le pene. Avete il mito, no? Quello dell'esodo. Che succede? Che non è quello del film del cazzo, un altro deficiente che fa dei film che non si possono guardare. Ma come cazzo fa? Anche lì, quello a rafforzare quella cosa. È fenomenico, perché è la reinterpretazione, ma... le piaghe d'Egitto. Che cosa servono le piaghe d'Egitto? Ve l'ho spiegato non so quante volte. A che cosa servono le piaghe d'Egitto al popolo di Israele? Il popolo di Israele, cioè Israel, Dio, cioè coloro che stanno andando qua, Israele non è l'ebreo, come lo pensiamo noi, l'abitante lì, il coso della sinagoga. Israel, l'israelita, è colui che sta cercando di conoscere Dio. Quindi voi siete il popolo di Israele, chiunque cerca questa cosa sinceramente è il popolo di Israele. Il popolo di Israele, per andare, per fare l'esodo dall'Egitto, che rappresenta proprio Matrix, capisci la piramide anche, dove sta la gerarchia, chi è che non lo molla? Il faraone. Ma il faraone non è là fuori, a noi, i potenti di noi, non sanno che cazzo farsene. Il faraone è nella tua testa. Il faraone è questo, è il ruolo nel quale ti identifichi. Questo è il faraone. Il faraone è il sistema cognitivo attualmente in essere che ti fa interpretare tutto in quella maniera lì, in termini di profitto. Profitto, vantaggio personale, mercato della domanda e dell'offerta, tutto ragionato sempre solo in questo modo. Che tu lo voglia vedere oppure no. Ma perché è normale? Qual è la parolina magica che dobbiamo scrivere qua? Mio. È mio. Mio. Il mio tesoro, bravo, proprio quello. Mio. Dividi e timpera. Quel che mio è mio e voi non siete un cazzo. È il primo che si tocca la mia roba, gli seguo via le mani. Sei il frutto del sistema. Sei il degno figlio di tua madre, la partoriente, questa qua. I figli della vedova sono i figli partoriti da una donna senza uomo. Riesco a farmi capire. E quindi per lasciare andare il faraone, il popolo di Israele, il popolo ha bisogno delle piaghe. Cioè ha bisogno di vivere quello che state vivendo in termini anche di dolore, di disorientamento, di confusione, di sbalzi d'umore, tutto quello che accade, perché è parte integrante di quello che si chiamano le pene. E non c'è, non avete scelta. O meglio, la scelta è o tornate nel vostro letto, e quindi la smettete di venire qua che vi fa solo male, e anzi non guardate neanche dei video perché vi fa anche male di più a distanza. O se continuate a rimanere qui, non può che andarvi peggio. Secondo voi? E questo è così, è una goccia dopo l'altra, un mercoledì dopo l'altro. Viene un momento che tu o dici, Rocco è rotto, cazzo, è brutto, quanto è rotto i coglioni, oppure a un certo punto ti si spacca il cranio e dici, minchia vedo,
spontanea. Esatto. Capisci? E lì, dopo, da lì, dopo quando inizi a vedere, dopo sei, cominci a capire anche quello che ti ho detto. Piano piano, piccole mosse, dopo inizi a aggiustare. Allora inizi a ragionare in termini strategici. Inizi a vedere dove c'è le catene, capisci? Perché quando vedi che cosa vedi? Quando vedi che cosa, qual è la prima cosa che vedi quando vedi? Non lo sapete perché non vedete. Quando mi hanno tolto. Sì, ciao. È fantastico, ma come approfittate delle cose che vi ho detto? No, io voglio risposte vere, non stronzate che mi ripetete quello che vi ho detto. Se sei uno schiavo e inizi a vedere, qual è la prima cosa che vedrai secondo te? Le catene. Bravissimi, le catene. Quindi, le posso staccare quelle catene? No. Sulle prime. E allora inizierò a ragionare come fare per togliermi una catena dopo l'altra. È lì che divento strategico ed è lì che c'è il passo dopo l'altro. E quindi quelli che smargiassano non stanno vedendo, perché chi vede lo sa, caspita. È come quello lì, le ali della libertà, e scava il buco per 30 anni. Con lo scalpello con cui faceva gli scacchi. E lì è uguale, tu tutti i giorni, che vuol dire? Non lo so, lo vedrai te, prendi un po' di risorse lì, ti metti in mappa, capisci? Non lo so. Ognuno poi ha la sua storia e il suo perché. Io ovvio cerco, se vi va, di radunarvi sotto un'idea, sotto una possibilità, perché so che uniti si può fare molto che non da soli. Però, poi... Tana libera per tutti, vedete un po' che dovete fare. Io poi faccio quello, cioè il gioco che faccio io è quello, no? C'è uno qua che conta, io arrivo al mercoledì, tana libera per tutti. E il tizio dice, puttana, l'ha fatto un altro mercoledì, sto stronzo ogni volta, lei sto qua che conto, e lei arriva lui, tana libera per tutti. Però capisci, quello è tana libera per tutti. Però poi che succede? Che un'altra volta c'è uno che conta e ti devi rimettere a nasconderti. E quello ti ribecca tutti e poi deve arrivare sempre uno a fare tela libera per tutti. Non si è spostato il gioco. Continuiamo a fare lo stesso gioco. Magari ci siamo rotti i coglioni di fare sto gioco e una volta che c'è tana libera per tutti vediamo pure di tanare da un'altra parte. E allora quelle pene lì servono per convincerci, farci capire, farci vedere delle cose. Ma non le decido mica io, le decidete voi, è la vostra vita. Voi ascoltate quello che vi dico e poi iniziate a innescare. E quando dico voi, questa volta, capite? Prima che vi ho detto che c'è un segnale, un rumors, e sotto c'è quelli che siete voi. Ogni tanto quello che voi siete emerge, ma fate fatica a inquadrarlo. Beh, quello che io dico un po' penetra, va a finire dove siete voi e questo qua sotto inizia a combinare i macelli e voi non ci capite più un cazzo, vi sentite completamente disorientati. Perché? Perché in questo caso quando dico voi sto parlando dell'immagine residua, cioè dell'idea nella quale vi tendete a identificarvi. E quindi questo diventa il tuo spirito. E questa diventa la tua, il tuo ruolo, la personalità, quello che tu credi di essere. Però tutte le volte che il tuo spirito assorbe qualcosa, inizia a combinare, a far casino qua. Queste sono le catene. Un altro pezzo delle catene è quello. Abbiamo catene, quante volte ve l'ho detto? La sintesi di quella, del discorso del progetto Zen sta in queste due parole. Dipendenze... e assuefazione. Non è quello che dice Morfeo? Come sono le persone che si vedono in Matrix? Dipendenti e assuefatte al sistema. Le dipendenze sono autentiche, sono reali. Dipendiamo, e tra l'altro dipendiamo per una cosa molto grave, cibo.
dipendiamo dal sistema, il cibo, dipendiamo da loro. Se le macchine non ci danno da mangiare, noi diventiamo matti, perché non siamo capaci di procurarcelo il cibo. Non siamo più abitanti del pianeta Terra, siamo abitanti del sistema, e il sistema ti dà la ciotola, ma il sistema non ti dà la ciotola dei croccantini così, per niente. Capito perché tutto si paga? Ti dà la ciotola dei croccantini se tu fai qualcosa per lui, se no non ti dà da mangiare. Lo vedi che sei schiavo, cazzo, ma traducetevi a 2000, 3000 anni fa. Allo schiavo che facevano? Se lavorava, mangiava, se no, non mangiava. Se il tuo schiavo si ribella, dove va? A pane e acqua, no, va nell'isolamento. Non funziona così. Va a prendere le frustate, così si ammansisce. Vuoi mangiare? Sposta le pietre. È che oggi non sposti più le pietre, fai quello che fai. E allora per quello ti do lo stipendio. Ma lo stipendio è, ancora una volta, la ciotola dei croccantini. E uno mi dice, no, ma io sono padrone di me stesso perché ho la mia attività. E quindi io comunque mi procuro cibo da solo, con le mie stesse attività. Ah, sì. La tua attività, che logica segue? Quelle del mercato. Allora vedi che se anche tu dipendi dal mercato. Perché se nessuno ti compra più un cazzo, tu non mangi. E infatti vedi come chiudono. Pum, pum, pum. Anzi, sei più precario degli altri, amico. Altro che autonomo e indipendente. Sei più precario degli altri. Perché poi gli altri, se stanno mangiando poco, che non lavorano, da te non vengono. Cioè, capisci? Quelli sono i primi. Sono logiche micidiali queste. Ci tengono per questa roba qua. È lì il problema. Quindi le dipendenze, poi per carità, mettici tutto il resto, l'energia, lo spostamento, la tua macchina. Le macchine potrebbero andare col moto perpetuo già da una ventina d'anni. C'è più bisogno del carburante, pure. Uguale. Fotovoltaico, fottuto. Fotovoltaico è una presa per il culo, gente. Non se, 10 anni si rovina, non sai dove smaltirlo. È tutto, anche lì è stato tutto un bel buttare roba con gli incentivi, cose, via dicendo, adesso si parla di pirolisi, biomassa, tutto il resto, ma sempre a creare comunque dipendenza. A questi non gliene frega un cazzo, l'importante è che tu dipenda da qualcosa. Se da quella pompa esce elettricità o esce idrogeno, fotte un cazzo, l'importante è che tu devi andare in quella pompa e quella pompa devi cacciare i soldi, e quindi se non hai lavorato i soldi tu non ce li hai, e lavorare vuol dire fare lo schiavo. E non puoi non lavorare, come ha fatto l'amico nostro lì, dove è andato a finire, mo ce lo siamo perso nelle campagne di Magenta, sapete, no? Uno che veniva, un ragazzo che veniva qua il mercoledì, che l'hanno trovato in stato confusionario in giro per le campagne, tutto quello che si ricordava era Rocco Bruno. Mi sembra strana questa cosa, però vabbè. Comunque, questa roba qua delle dipendenze, non c'è madonne che tengono, ci sono e ci restano fino a quando uno non inizia a fare delle strategie. E qui, ragazzi, purtroppo sono di gruppo, toglietevelo dalla testa di pensare di fare delle strategie. Che te fai l'orto? È provvisorio, eh? Che fai? L'allevamento di galline? Che fai? C'hai le galline in casa? Quanto spazio c'è in questo appartamento? Ma come sto con l'operaio? Che c'è pure le galline? C'ho le galline che fanno la ovo. Dove le tieni? Al posto del televisore. Così la sera me le guardo. La porca troia. E la suefazione invece, che è la cosa più complessa, ha a che fare col ruolo.
l'identificazione col sistema cognitivo, ha a che fare con come pensi. Tu ormai sei assuefatto. Ragazzi, voi non volete vivere. Voi non volete vivere. Siete stati comodamente seduti a un punto tale che non volete più vivere. Vivere per vivere, io intendo dire, vivere, sfidare la vita. Sfidare la vita vuol dire fare cambiamenti radicali. Quello è sfidare la vita. C'ho 80 anni da vivere, fammi stare tranquillo. Dammi da lavorare, fammi fare una famiglia e sono a posto. Cazzo, mentre venivo in qua finiva la zanzara, sto programma che fanno lì. E c'era questo qui che usano come sigla finale, che c'è questo tizio che dice: io mi faccio il culo tutto il giorno, quando arrivo al casello di Garlasco voglio ridere, avete capito? Voglio ridere. Cioè, questo è l'uomo. Questo è l'uomo. Un sottominorato che non ha più voglia di vivere, che tutto quello che cerca è ridere un pochino. Per me è un po' triste, con tutto quello che avremmo a disposizione e possibilità di fare. Però capite quanto è profonda questa assuefazione. Quando dico assuefazione, sto parlando di un senso profondo. È un senso profondo. Voi pensate alla rivoluzione tra le 8:30 e le 11 del mercoledì e finisce lì. Perché la rivoluzione non l'avete inquadrata, la parola rivoluzione non la inquadrate. La rivoluzione è un impegno costante, iniziare a vedere che cazzo sta succedendo qua intorno a me, nel mondo dove sono messo, da quante cose dipendo. Ma quanti frizzi lazzi ho per la testa? E quelle cose lì uno c'ha bisogno di vedere. Le butto via? No, cazzo, allora non ci capiamo. L'osservazione è l'osservazione. Vuol dire che non ci deve essere interventi correttivi, ci deve essere solo osservazione. Se correggi, è la mente che lo fa, non può succedere nessun cambiamento. Se osservi, e per osservare vuol dire stare ubicati, capite? Io quello che voglio trasferirvi è questo, cioè stai ubicato, io vi do degli stimoli, ma dimenticate, cioè uscite di qua, dimenticatevelo. L'unica cosa che vi consiglio, tra virgolette, di ricordarvi è di guardarvi un attimino, di ricordarvi di quando in quando di osservare. State tranquilli che la vostra stessa coscienza opera la trasformazione. Non c'è un impegno mentale, non c'è meningi da spremersi. Il ragionamento serve per un'altra cosa. Serve quando fai altri lavori, quando ricapitoli, ti serve l'analisi per andare a guardare i pezzi lì. Ma quando osservi, osservi. E allora lì puoi iniziare a vedere, capisci? È proprio standard, se guardi la danza inizierai a vedere il ballerino. Se no, non succede nulla, stai sempre con la testa, gli appunti, te ne vai in giro col blocco, capisci? Poi dopo io mi diverto, è come lui, quando ho fatto prima la domanda, che ha risposto? Sai che avevi risposto che mi hai fatto incazzare? Anch'io non me lo ricordo più. Come? Ah, ci hanno tolto. Ci avete un'idea? State attenti. Cioè, non potete andare in giro così. Domani che fate? Andate al lavoro, il vostro collega che fa, tu lo sai perché sei venuto una chiavica, quello stronzo che sei. Perché ti hanno tolto tu. Ma tu vuoi campare così? Però riuscite a accorgervi che avete superato il problema del bisogno di considerazione, almeno a quel livello lì di quando ne parlavamo un po' di tempo fa.
ci sono ancora elementi, però capite che non c'è più tanto quell'esigenza di mettersi in mostra con gli altri. Io la so, cazzo, il mercoledì faccio il carico, poi lunedì vado al lavoro, no, ma giovedì vado al lavoro, ma vedi che non lo faccio più la macchinetta del caffè, come mai? Perché non c'è più? Perché non c'è più? Non c'è più quella pantomima. Ma ve ne sare... spero che ve ne siate accorti almeno, che quella cosa la siete tolta di dosso. E sono progressi, vedi? E uno non li osserva. Dovete ricordarvi come eravate. Senti, posso avvicinarmi a te? Sì. Perché ti sto vedendo che sta andando un po'. Mi perdi i capelli? No, no, era l'animalito. Ah, l'animalito, sì, sì. Oh. Ce l'avevo. Si sa mai che mi punge. C'è paura in noi, eh? Scherzo. Chi lo sa? Boh! Terrorizzare. Vabbè, prima o poi però chi sopravvive verrà terrorizzato a sangue. Che ore sono? 10:15. Davvero? 10:30. 11:30 o 10:30? 10:20. E allora niente ragazzi, mai più una settimana prossima. Che cos'è? Beccano oggi o mai più? Ah, però non ti ho finito, non ti ho risposto. Mi sei esoterico, esoterico. No, questo, dai, questo gli devo rispondere. No, anche l'altra, no? L'altra no, l'altra le facciamo mercoledì prossimo. Uno sicuro? Sì, sicuro. Però è impossibile, lo facciamo adesso a luna. Facciamo luna, se lo facciamo adesso. No, dai, tanto io lo so, tu me lo ricordi. Sì, me lo ricordo, ok. Lo so. Facciamo questo accordo. Dai. Allora, esoterico è... inteso come la parte pubblica, ma si capisce molto velocemente. Gesù che parla alle folle per parabole è un messaggio esoterico. Gesù che parla nel cerchio interno degli apostoli, Pisti Sofia, ma non è vero perché Pisti Sofia è ancora esoterico in realtà, però è a metà, è esoterico. Cioè è il cerchio interno, la cerchia, ma non perché c'è una setta, è perché... il cerchio interno va a crearsi perché mano a mano che la conoscenza, cioè quella, la rivoluzione inizia a essere una realtà in un po' di persone che ascoltano, si fa quel cerchio. È il re Artù e la tavola rotonda. Quanti sono i cavalieri nella tavola rotonda? 12. Come mai? Strano. Più re Artù, 13. Capite dov'è il gioco? Re Artù, regno, il dominio, i 12. In realtà un cerchio esoterico possono essere più di 12, non è che devono essere 12 per forza. Quelli sono i nazisti che impazziscono e diventano in 12, quello se Bottendorf e tutti i suoi, e fanno il cerchio del, il cerchio nero dei 12, più Hitler 13. Capite? Ma quello è quando è quello lì, è la cazzata dei 72 sigilli del coso di Salomone. Quando non capisci, fai quelle cose lì, lo prendi alla lettera, non capisci il simbolo, è tutto simbolico qui, eh? E allora questa cosa, il cerchio, vuol dire che a furia di assorbire una conoscenza, che di solito è uno che la porta, perché non c'è Madonna, è per quello, capito, che c'è questo. Perché è quello che ha fatto, ma perché deve funzionare così? Quello che di voi diventa re nel suo dominio non deve stare con gli altri, deve insegnare ad altri. Cioè i 12 a loro volta, per capirci, devono andare in giro e insegnare ad altri. Poi magari si ritrovano
quei 12, che non sono 12, sono di più. Però il gioco è che quando diventi re vai in giro, perché quello è il gioco per mantenere viva, è l'unico, è il meccanismo che nella storia hanno lasciato i nostri antenati per far sì che rimanga questo insegnamento. Ragazzi, se si perde questo insegnamento, l'umanità è fottuta. Per portare la nuova novella. È la nuova novella nel Vangelo, ma non è, cioè, ma è una cosa che per quello che in Pistisofia a un certo punto c'è Gesù che gli spiega che cosa devono fare quando andranno in giro. Capitolo 101, terzo libro, quando sarò andato alla luce. Dovrete andare in giro e dire a tutti che questo e quest'altro. Dice, rinunciate alla materia e a tutte le sue sollecitazioni. Insegnate e dite di giorno e di notte di cercare i misteri della luce, che sono i misteri che purificano l'anima e via dicendo. Ma il simbolo è quello lì, quando hai iniziato veramente a capire, cioè che vuol dire? Quando ti sei liberato. In realtà questa cosa avviene in alcuni casi viene in corso d'opera, che si inizia a disseminare, dissemination, questa è una parola che piace molto in Europa. In Europa piace molto efficienza, disseminazione, innovazione, governance. No, ma sono ubriachi, come ci fanno caso, questi se li portano via per primi, proprio così, un'ondata di furore se li porta via. Questo è il cerchio esoterico, quindi la dottrina esoterica è in realtà non è tanto l'informazione, la ricetta, ma è quello che si costruisce dentro, capisci? Eh sì, è quella vibrazione che poi è questa, capisci? Questa roba qua. Invece esoterico è perché stanno ancora un po' capendo, è più a livello del mentale. Qua troveremmo, se parliamo di in ambito gnostico, i psichici o psichici, e qua troveremmo i pneumatici. Pneumatico da pneuma, aria, capisci? Cioè questa cosa molto volatile, lo spirito che si incarna, realizzato. Al di fuori di tutto questo c'è l'umanità, Ilici, l'uomo volgare della terra. Ma poveretto, non è che c'ha colpa, questo sta ancora qua. E il problema, il grave è che lui, cioè, è un po' allentato, cazzo, però sta al governo del mondo. È quello che non va tanto bene. C'è stata un po' un'inversione e non era dei poli. Quindi le scuole esoteriche dei Pirenei, ce n'è nei Pirenei, ma ce n'è anche da altre parti, è che stanno chiudendo i portoni. Si ritirano. Mistero della fede. Sì, ma che cosa intende che chiudere il portone? Ma chiudere il portone? Non fai entrare? Basta, non si entra più, finito. Dicono, non ce la fai, non puoi più. Sei talmente ridotto male che non... Lo fanno anche per protezione, ma guardate che io non stento a credergli, perché io ricevo delle mail che sono sconcertanti. Se dovessi pensare che le stesse... Quelle persone lì che scrivono, poi me le dovessi trovare una volta veramente riuscito a realizzare questa specie di mausoleo, convento, ateneo, chiamalo come cazzo vuoi, scuola, è un po' preoccupante, perché poi non arriverebbero lì con quell'umiltà di dire voglio imparare, quindi aspetto un attimo che sto qui ascolto. No, arriverebbero con l'arroganza e la presunzione di sapere, di essere già sviluppati e di un mare di altre cose, e quindi... Non c'è scuola. Se lo studente viene ed è convinto di saperla più del suo professore, o che comunque ha già fatto, ha bisogno del professore, perché il professore gli deve confermare, gli deve dare la conferma di quanto lui è geniale. Capisci che è imbarazzante. Guardate che io ho già di situazioni strambe che ho vissute. Cioè, succede, ti arriva quello, una sera è arrivato uno, si è parato davanti, mi fa, sono molto deluso.
speriamo che... Sì, e vabbè, io sono venuto perché... Poi mi guardo questi occhi così, già, aspetta, mi devo ricordare le parole giuste, perché è stato micidiale, fulminante, perché poi aveva sto plesso così che era a metà tra un serial killer e chi sto per dare una pugnalata. E io ce l'avevo a questa distanza del tuo cioè, ma proprio a questo volevi dire stasera. Okay. E fa, sono molto deluso, che io sono venuto apposta perché ho raccolto un segno che tu mi hai fatto in un video. Tu pensa a questo cazzo che l'ha visto, e io sono venuto perché tu stasera mi dovevi passare il lignaggio e non me l'hai passato. E adesso io cosa faccio? Come te? Il lignaggio? Conoscenza. La baracca, sì. Quello, il soffio nell'orecchio, ti passo la trasmissione senza non verbale. Così è. Tu figurati, ti arriva uno lì così. Aspetta, come ti guardava? Mi sono già, Come ti guardava? Dimmi, come lo vedi? No, non mi viene, no. Lascia stare. Non è vero, è mio. No, non mi viene, no, va, no. E quindi quello, capisci? E quindi io li capisco, questi qua che sono lì, dicono, lascia stare, secoli di tradizione, dobbiamo preservarla. Aspetta, mi stai dicendo che hai perso. Chi? Quello lì. No, che ne so io, quello deve farà, quello che deve fare. No, ma prima o poi si rabbia. Noi siamo schiavi della libertà. Se l'uomo è destinato a essere libero, ostinatamente, non potrà che diventare libero. È che nel realizzare tutto questo si cuoce, può cuocersi le valvole. Tutto lì. Però si capisce perché poi chiudono, capisci? Si può anche capire il perché. Io non lo condivido, però si può capire. Ma io non ho neanche niente da perdere in quel senso. Anzi, vedi, sapendo che ci sono loro che rimangono, puoi tentare anche una missione suicida. Stai registrando? Che funziona. Cazzo, c'hai ragione. Sì.